Eccoci qui ragazzi, eccoci qui. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video dall'Olfan. Come sentite dalla voce ragazzi, sto abbastanza male, cioè nel senso ho un raffreddore veramente della Madonna. Però non poteva mancare il video perché non ho fatto il post partita delle partite delle 21 di Serie A del Milan che ha vinto 1-0 per due motivi. Oltre perché diciamo non mi sentivo molto bene, dall'altro perché mi sono preso dei giorni di riflessione per quanto riguarda la partita che è successo, qualcosa di vergognoso, e voi lo sapete dal mio sfogo, di Napoli-Atalanta. Però non bisogna fermarsi a queste cose e quindi siamo qui per fare cosa? Per fare il giorno di Roma-Napoli, ragazzi. Oggi c'è il derby del sole e volevo, diciamo, inaugurare questo video con, diciamo, volevo iniziare con questo video con una frase napoletana, se me lo permettete. O napolitana se fa sic ma non mor. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che il napoletano, nonostante le difficoltà, non si arrende. Quindi noi, nonostante ai torti arbitrali, siamo qui a tifare più che mai il Napoli, perché comunque è una passione che ci portiamo dentro da quando siamo piccoli. Quindi per noi napoletani la passione è molto molto importante. Quindi volevo dire questa frase. Detto questo, iniziamo subito con il giorno di Roma-Napoli, il derby del sole, ragazzi. Allora, non vedo l'ora ovviamente che inizi la partita, ripeto, nonostante le difficoltà, nonostante i torti arbitrali che noi ci subiamo da anni, e nonostante questo noi tifiamo ancora ovviamente perché il Napoli ce l'abbiamo nel cuore. Ragazzi, oggi comunque è una partita molto molto importante, ritroviamo una Roma che viene da un buon periodo, senza dubbio, oltre a anche subito vari torti arbitrali era Roma dall'anno scorso anche, e quindi può essere che la Roma non gli danno due rigori anche a Napoli, però spero di no, ragazzi, spero assolutamente di no. Arbitra Rocchi, quindi peggio ancora. E Ancelotti non dovrebbe essere in panchina perché è stato squalificato, però il Napoli oggi presenterà ricorso e spero che resti comunque in panchina oggi, ragazzi, perché il figlio non so cosa potrebbe combinare, eccetera. Quindi spero che comunque questo ricorso verrà accettato e che di scontare la squalifica per Ancelotti. Lo spero vivamente, ragazzi. Però parliamo della partita, una partita molto importante, l'ho detto, ragazzi, perché la Roma viene da un buon periodo, due vittorie consecutive, Roma e Udinese, schiaccia l'Udinese per 4-0, poi la Roma sappiamo che ha vinto 2-1 contro il Milan, mentre noi veniamo da due pareggi, uno su un torto arbitrale, Napoli-Atalanta, e poi spalla Napoli che siamo stati dei coglioni noi. Quindi Napoli che viene da due pareggi, la Roma che viene da due vittorie, quindi noi dobbiamo riscattarci, assolutamente, questa è una partita, ragazzi, che bisogna vincere. Perché se non si vince questa partita, possiamo. Ah, beh, io già dico che da ora è finito tutto, perché quello che si è visto mercoledì. Però, per quanto riguarda i punti nostri in classifica, dopo si va a finire che non arriviamo nemmeno in Champions League. Cioè, per ora siamo sesti in classifica a 18 punti in 10 partite, in 11 partite, quante? 10 partite, e sono pochissimi. Quindi questa è una partita molto importante, una partita maschia, maschia, un derby veramente acceso tra due rivali, da due squadre del sud che comunque non scorre buon sangue, senza dubbio, però rispetto a quelli del nord c'è differenza. Però è una partita che bisogna vincere a tutti i costi, ripeto ragazzi. È importante per noi tifosi del Napoli, è importante per i tifosi della Roma, e quindi per quanto riguarda la formazione, ragazzi, noi oltre agli infortunati in difesa, qualcuno a centrocampo, io devo capire, io allora Ancelotti deve, non deve mettere
lo ripeto per le volte infinite, per infinite volte, che non deve mettere Lozano, cioè vai a rovinare un giocatore veramente di qualità. Di qualità, metti in attacco punta che non lo sa fare. Ancelotti, Carlo, non lo sa fare. L'attaccante, no, bisogna metterlo a centrocampo. A centrocampo. E non capisci un allenatore veramente così competente che ha vinto tutto, cioè non riesce a capire che Lozano non va bene in quel ruolo e lo devi mettere a centrocampo. Vabbè, ragazzi, io poi bisogna vedere. Per quanto riguarda quindi il modulo, sempre credo il 4-4-2, dipende se Ancelotti sarà in panchina, poi il figlio non so cosa combinerà. Io ripeto, spero che comunque ci sia in panchina oggi Carlo Ancelotti, perché si potrebbe sentire la sua mancanza. E quindi, ragazzi, cosa dire? Quindi un modulo, mi aspetto sempre quel solito 4-4-2, non so il 4-3-3. Milik credo che partirà titolare, potrebbe partire titolare anche Dries Mertens, quindi un 4-4-2 in attacco, i due centrali Milik e Mertens, e a centrocampo bisogna vedere. In difesa dovrebbe ritornare Manolas, ragazzi, che oggi gioca con la sua ex squadra e spero che non faccia cazzate, quindi dovrebbe ritornare con a fianco di Koulibaly. Malquique si è fatto male anche, ora bisogna vedere, ragazzi, come schiererà la formazione Carlo Ancelotti oppure il figlio. Però per quanto riguarda la Roma, ragazzi, ci troviamo appunto una Roma assatanata, senza dubbio. Rispetto per loro, anche se ha avuto un inizio di campionato non brillantissimo, però ora è al quarto posto. Non è assolutamente male, ragazzi. È una Roma veramente che ha voglia di vincere e di batterci, e noi non dobbiamo permetterglielo assolutamente, perché noi dobbiamo andare a Roma lì e bisogna giocare con la testa, determinazione, forza, coraggio. Eh sì, coraggio, la parola principale, il tema è il coraggio. E senza paura, perché ripeto, è una Roma che in casa si fa rispettare. Quindi un derby del sole che va giocato. Non partiamo che abbiamo vinto con la Roma è scarsa. No, voliamo sempre basso perché è il modo per vincere le partite. Quindi ragazzi, io non ho nulla da aggiungere, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi e un bel commento se non volete non fare nulla. Vi lascio qua sotto in descrizione il mio canale Telegram per aggiornarvi su tutti i miei video che pubblico. Nonostante tutti quei problemi, eccetera, che ci vanno contro, noi non ci arrendiamo, tifiamo sempre perché noi, per la passione, per noi è molto importante. E niente, sempre e comunque, Forza Napoli. Ci vediamo oggi, ragazzi.